Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con In Verbis Virtus. Allora, titolo che abbiamo già visto in uno scorso episodio della mia rubrica sui giochi indie, arcade e giochi ad accesso anticipato. Questo è appunto un gioco ad accesso anticipato. Vi rimando anche al primo video su questo titolo, sviluppato dalla Indomitus Games, una casa tutta italiana. Un gioco caratterizzato dalla magia e dal fatto che possiamo lanciare incantesimi con la voce. Altra cosa ragazzi, come avrete letto dal titolo, questo è un video contest, un video in cui andrò a regalare ben 4 copie del gioco a 4 fortunati di voi. I contest funzioneranno un po' come per le altre occasioni, intanto proseguiremo qui a giocare. Magari il video sarà un po' più corto delle altre volte, appunto perché è un video contest, quindi voglio andare subito, che siamo in una nuova stanza. Sì? Ci dice qualcosa? Mi scusi. Andiamo qui. Allora, togliamo questa e mettiamo l'altra. Lumetial. Attenzione. Sto facendo qualcosa? Non saprei se devo farlo qui per illuminare tutto. Un momento. Sì. Allora, un momento, mi metto in una posizione strategica in modo da cercare di colpire un po' tutto. Vediamo, eh. Proviamo così, vediamo. Ok, quella porta me l'ha aperta. Proviamo ad entrare. Aspettate. Siamo ad entrare in questa porta. Come dicevo ragazzi, Ectolumen. Non è vero. Lumetial. Ok. Già siamo a 2 incantesimi e già qua iniziamo ad avere le nostre difficoltà. Un'altra cosa che vi volevo dire appunto riguardo il contest, che il contest si svolgerà appunto un po' come è stato per gli altri, quindi 4 di voi si aggiudicheranno random, quindi con un'estrazione casuale, una copia del gioco. Ci sono ben 4 copie in palio per questo contest. E cosa dovete fare per partecipare? Molto semplice, io riporterò sulla pagina Facebook un post con questo video. Per poter partecipare dovete semplicemente condividere il video, dovete condividere quindi il video su Facebook, e cosa importante ragazzi, però dovete farlo in modo pubblico, quindi quando andate a fare la condivisione lì esce sempre la schermatina con le opzioni pubblico, solo amici o privato. Dovete farlo pubblico, altrimenti io non avrei la possibilità appunto di vedere tutte quante le condivisioni. Quindi ricordatevi, fate una condivisione, leggiamo qui, marchio del comando. Fatelo in modo pubblico, in modo tale appunto che io riesca a vedere tutte queste condivisioni. E tra 3 giorni, il contest durerà 3 giorni, estrarrò sul sito random.org 4 di voi che si aggiudicheranno questo gioco. Questo gioco ragazzi è veramente molto ma molto bello, molto interessante. C'è appunto l'innovazione che si andrà ad utilizzare la voce, cosa appunto importante che vado a dire visto che si tratta anche di un contest. Aspettate, Ectolumen. Non è vero, Ectolumen. Ectolume. Funziona qui? Nell'occhio? No, qui niente. Ok, poi vedremo comunque. Una cosa che stavo dicendo era quella del microfono, ragazzi. Quindi per utilizzare il gioco è richiesto naturalmente un microfono per poter pronunciare gli incantesimi. Quindi se partecipate sappiate che comunque è necessario un microfono. Proseguiamo allora da quell'altro lato, magari troviamo qualcos'altro, non saprei, vediamo se riusciamo a trovare una via alternativa. Lumetial, facciamo un po' di luce perché altrimenti non riuscirò più a risalire, quindi rimarremo qui imbucati. Perfetto, dai che ce la fai il nostro maghetto, mamma mia. Il gioco, vi ripeto, è ancora in fase di sviluppo, quindi non è ancora completo, ci saranno miglioramenti, perfezionamenti e patch vari che andranno a migliorare appunto il gioco. Però già in questa fase comunque è apprezzabilissimo
Io, come dicevo, sia dal punto di vista dell'atmosfera, sia dal punto di vista di questo, di questi colori, sia chiari, chiaroscuri messi in... È chiusa questa, sì, eh? Messi così in contrapposizione, colori così vivaci in un ambiente così oscuro. Al momento siamo nelle grotte, quindi... Allora, torniamo qui in questa stanza, perché prima, vedendo tra le varie note se c'era qualcosa, sono andato a vedere qui: osservatore, l'occhio della Trinità ti osserva, ma tu non devi ricambiare. Da lui devi andare a capochino e senza fretta, poiché la pazienza è un dovere del pellegrino. Solo al suo cospetto e non prima potrai contemplare la sua grandezza, attendendo il giudizio della divinità. Se sarai reputato puro di intenti, avrai la benevolenza di Veritas. Allora, quello è l'occhio, quindi... Spero che sia quello l'occhio. Dobbiamo andare a capochino. Andiamo a capochino allora. Con calma, senza correre. Piano piano. Quindi mi raccomando, ragazzi, partecipate in tanti. Fatemi sempre sapere la vostra su questi titoli. Spero partecipiate in tanti. E come detto, ricordate, condividete sul vostro profilo, sulle vostre pagine, in modo pubblico. E poi io estrarrò i 4 vincitori tra circa 3 giorni. Occhio, occhio, eh. Mi raccomando, sono venuto a capochino, con calma, tra l'altro. Sta funzionando. Attenzione. Sì, sì, più o meno sì. Ok. L'occhio ci ha ritenuti degni. Cioè, guardate che bellezza nei colori. Mamma mia. Piacciono troppo a me i giochi che hanno questa... questa paletta dei colori così viva, così accesa. Salve. Signorina, ma uno straccetto no, eh? Così. Vabbè. Il tempio, quindi? Ah, il simbolo, quello che abbiamo visto prima, perfetto. Ok, mi dà tipo un altro incantesimo. Mi dica. Tial Uda. Ok. Adesso? Tial Uda. Ha funzionato, signorina? Attenzione, adesso iniziamo ad entrare in confusione. Grazie, occhio. È stato un piacere. Arrivederci, direi. No, basta. Se no questo ci ributta dentro. Il diario è stato aggiornato. La propria volontà è un potere spesso sottovalutato. La determinazione può portare a risultati incredibili. Riuscire a imporre il proprio volere ad altri esseri viventi è una delle più grandi doti che si possano desiderare. Che posizione sia palese o celata, poco importa. Ma comandare senza avere un disegno prefissato è follia. Niente più dannoso dell'inaspettato. Crea la tua ragnatela, culla le tue mire per gli anni necessari, sappi aspettare e guarda sempre indietro per cercare i tuoi errori e porvi rimedio. Gli oggetti che portano il marchio del comando possono essere attivati puntandoli e pronunciando Tial Uda. Questo non è propriamente un incantesimo, è più che altro un ordine che l'oggetto è in grado di comprendere ed eseguire. Di conseguenza posso usare queste parole quando ho già un incantesimo attivo nella mia mano. Ah, perfetto. Tial Uda. Va bene, proviamo. Tial Uda. Mamma mia. Ok, proseguiamo. Allora abbiamo lasciato, come detto, l'incantesimo. Tanto questo è più un ordine, come ci ha detto. Perfetto. Qui c'è dell'altro. C'è qualcosa anche da fare qui dentro. O ci ha aperto solo una stanza così. Vediamo. Se non c'è nient'altro, magari, ragazzi, io direi di salutarci qui. Come detto, voglio fare il video abbastanza breve, più che altro perché giusto così per il contest. Poi proseguiremo ancora il gioco, quindi mi raccomando, continuate a seguirmi. Iscrivetevi anche al secondo canale, quel tale Ale Games, dove porto anche altri titoli del genere. E per il resto, ragazzi, vi ricordo, condividete sulla pagina Facebook il post che andrò a fare, fatelo in modo pubblico, sia sulle pagine che i diari, dove volete, e tra circa 3 giorni andrò ad estrarre in modo random, appunto, 4 che si aggiudicheranno una copia di Imberbis Virtus. Io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, fatemi sapere appunto la vostra nei commenti, e ci vediamo al prossimo episodio. Seguite sulla pagina Facebook perché è lì che metterò direttamente i risultati. Ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da quel tale Ale.